Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale YouTube, sono Gabino90, torniamo su FIFA 23, carriera allenatore Ancona, tutto è pronto per questo nuovo episodio, stadio del Conero, la prima di questo match sarà contro i nostri gemellati, contro la formazione partenopea del Napoli. Prima di andare in campo come medesime telecronaca, vi ricordo come di consueto di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un like al video se vi è piaciuto e attivate la campanellina per non perdervi questa fantastica serie con l'Ancona. Siamo pronti, si parte. Ancona-Napoli, sfida affascinante al Del Conero. Maglia gialla per i partenopei, la solita casacca biancorossa per l'Ancona, rossa con bordi bianchi. D'Albert prova a servire Fofana, viene fermato il Napoli con Bapaga. Petagna tra le linee, ancora Bapaga, prova ad andarsene sull'out di destra. C'è Samardžić che prova a chiuderlo, non ci riesce il centrocampista dorico. Occhio a Napoli, Anguissa, palla dentro, Wood. Proviamo la ripartenza con Baldanzi, poi Spagnoli, palla per Deramo. Baldanzi viene chiuso, anzi scusatemi, Spagnoli Deramo, viene chiuso Spagnoli. Ancona torna in possesso di palla con Fernandes. Baldanzi la controlla. C'è la sovrapposizione di Deramo. Il taglio di Spagnoli che prova a girarsi. Alberto Spagnoli tocca per Fofana. Ancora indietro per Samardžić che si gira su se stesso. Palla per Spagnoli. Carica al destro. Alberto Spagnoli sul fondo. Prima palla gol per l'Ancona. Sui piedi del nostro bomber. Alberto Spagnoli, che fino a qua ha realizzato 3 gol in campionato. Baldanzi, palla per Fofana, poi Spagnoli. Prova a girarsi, aspetta l'arrivo e l'avanzata di D'Albert sul settore sinistro del campo. D'Albert mette il cross sul secondo palo per la testa di Baldanzi al 16° minuto, cari amici. Cambia il parziale del Conero. Ancona 1, Napoli 0. Ha segnato Tommaso Baldanzi. Gol inaspettato perché non credevo mai che l'estremo difensore partenopeo non andasse a prendere questa palla. Era lenta, incerta l'uscita del portiere. Anche il difensore sulla marcatura su Baldanzi ha lasciato molto a desiderare e di testa trafigge l'estremo difensore partenopeo. Ancona 1, Napoli 0. Cambia il parziale al Del Conero dopo 18 minuti di gara. La squadra biancorossa è in vantaggio. Adesso dovremo essere bravi a non farci trovare impreparati. Ci prova il Napoli con Bapaga. Bravo D'Albert in chiusura. Poi Fofana di prima per Spagnoli. È partito Fofana. Ache, scusatemi. Chiude su Fofana che era lanciato a rete da Spagnoli. Peccato, poteva essere un'ottima azione per l'Ancona. Campos quest'oggi al posto di Handanovic respinge così su un giocatore del Napoli. Angolo per la formazione ospite. Elmas, Bapaga. Siamo al limite, intorno ai 20 metri. Ancora Bapaga, Petagna di tacco, Anguissa. No, Petagna! Campos si oppone così. L'estremo difensore dorico, oggi al posto di Samir Handanovic. Facciamo un po' riposare Handanovic, ma grande Campos. Terza parata consecutiva della partita per Campos, giovanissimo. Il nostro Campos qua a Fofana. La va a recuperare, va a servire anzi Deramo, scusatemi. Poi Baldanzi viene chiuso da Saliba, difensore centrale ex Marsiglia. Palla dentro, Samardžić in chiusura. Poi Baldanzi tocca per Deramo. Spagnoli prova a servire Deramo. Saliba ancora in chiusura sull'esterno d'attacco biancorosso. E Napoli torna in possesso di palla, tanti passaggi sbagliati. Fofana, Spagnoli a protezione della palla. Spagnoli prova a partire Deramo, a tagliare davanti a sé. Non ci è riuscito però a servire il suo compagno di squadra Alberto Spagnoli. E Napoli torna in possesso di palla con Anguissa. Elmas tra le linee, ancora Anguissa. Elmas, pallone profondo. Zanotti, gran chiusura di testa ad Deramo. Spagnoli
Fofana per Spagnoli, viene ancora chiuso ottimamente da Saliba in fase difensiva, gran difensore centrale, non sarà facile per Spagnoli in questa partita. Fofana, Baldanzi, c'è Miretti che avanza, palla dentro, Deramo di prima per Spagnoli, viene chiuso però il tentativo di passaggio da parte di Michael Deramo. Miretti, Samardžić, prova ad avanzare Samardžić, palla per Spagnoli, Samardžić di ritorno, sinistro! Si tuffa Baumann alla sua sinistra, l'ex portiere dell'Ascoli della stagione scorsa, passata al Napoli. Deramo dalla bandierina, è buona per Spagnoli che di testa va a colpirla bene ma troppo centrale, Baumann la fa sua, dentro Ben Yedder, fuori Bapaga per il Napoli, cambio... Per noi un po' rischioso, nel senso che Ben Yedder lo conosciamo tutti, ottimo attaccante di movimento, un rapace d'aria. Dovremmo stare molta attenzione. Petagna, eccolo, Ben Yedder che riceve palla ora, ancora Ben Yedder. Fuori gioco però, signor, è giusto. Alarcon che si è spostato a sinistra, è finito in fuorigioco. Calcio di punizione per l'Ancona battuto da Dalbert. Tocca corto per Fernandes. Baldanzi. Prova a cercare Spagnoli, Anghissà va a chiudere in verticale in direzione del nostro attaccante. Acuña, Zaha, mamma mia che squadra che ha il Napoli. Zaha va a sbagliare il passaggio, Zanotti la fa sua, poi Miretti che va a sbagliare il servizio per Zanotti e il Napoli prova a approfittarne con Zaha, destro, rete. Errore difensivo incredibile da parte di Zanotti. E abbiamo perso una palla banale e il Napoli ci ha punito con Zaha. Gol sotto l'incrocio dei pali, nulla ha potuto Campos. Centralmente Petagna, cosa ha sbagliato? Si è divorato letteralmente il 2-1. Petagna, guardi. Poi Spagnoli, è partito Miretti. Parte Miretti, pallone dentro. Per Volpato! Il 2-1 dell'Ancona! Ha segnato Cristian Volpato appena entrato in campo al posto di Tommaso Baldanzi. In contropiede l'Ancona è fatale. 2-1 per noi al 71esimo. Raddoppia la squadra di Gianluca Colavito in contropiede. Guardate qua Miretti, serve una bella palla a Volpato, liberissimo di calciare. Per il 2-1 dell'Ancona, incredibile, al 71esimo, dopo che Napoli si vedeva comunque che in fase offensiva stava attaccando parecchio, l'Ancona invece a sorpresa in contropiede si è fatto trovare impreparato il Napoli, occhio Zaha, sinistro, Campos, calcio d'angolo, occhio Alex, Crystal Palace, Zaha. Che ha provato ancora una volta a concludere, ci prova qua il Napoli, pallone termina ovviamente oltre la linea bianca, rimessa dal fondo per l'Ancona, Campos tocca corto, Fernandes per Martino da poco è entrato in campo, Deramo, Spagnoli, oh peccato veramente, era partito tra le linee Volpato, sarebbe passata quella palla, chissà se saremmo andati sul 3-1. Qua bravo Zanotti in chiusura, tocca per Lombardi, centralmente Spagnoli, Volpato, Fofana, atterrato così, lì però c'era fallo, Signo, quello era fallo, fallo non fischiato su Fofana, il Napoli che pressa altissimo, bravo qua, una spallata Martino fa perdere l'equilibrio a Andrić, Martino... Non chiude, esci. Fallo però. C'è calcio di punizione per il Napoli perché Martino ha commesso fallo. Occhio perché sui calci piazzati possono far male. Mettiamo Nathan Wood qua, va per carità perché non vorrei andare a prendere gol proprio adesso. Occhio, punizione battuta malissimo dal Napoli. Ormai è finita, siamo al secondo di recupero. Palla persa, Deramo, Spagnoli, carica la conclusione sul fondo. Triplice fischio però del direttore di gara che sancisce così la fine del match tra Ancona e Napoli. Battiamo la squadra partenopea per 2-1. Finalmente riusciamo a battere una squadra importante comunque. Vittoria fondamentale per la nostra salvezza.
grazie a Cristian Volpato che è entrato dopo un minuto dal suo ingresso in campo nella ripresa. È arrivato il raddoppio dell'ex giocatore della Roma. Siamo partiti bene in questo episodio, andando a battere una grande squadra come il Napoli. Siamo al Siamo entrati post-gara nel mister per le contro prime impressioni a casa il post-gara sull'esordio ancora della Roma. Napoli. Mister Gianluca Colavito, ora dobbiamo pensare alla prossima partita. Strano che il morale della squadra è così basso, perché non stiamo facendo male comunque. Sono felice di aver vinto, così il mister. Spagnoli sta dando seguito, merita tutti i complimenti. Albertone Spagnoli, che dopo Grazie un ancora per inizio l'ascolto. difficile si è ripreso comunque, doveva ambientarsi anche lui per la Serie A. Io Marassi di Genova, Sampdoria Ancona, per la seconda partita dell'episodio, leggera nevicata qua a Genova. Spagnoli per Fofana, che è veloce e salta Berezinski. Partito Fofana. Sul secondo palo Deramo, è per lui la gran parata di Audero. Michael Deramo ha sfiorato l'1-0 al 22esimo minuto. Traversone di Fofana, stacco bellissimo di Deramo. È stato bravo però Audero, che era in controtempo. È riuscito comunque a pararla. Baldanzi dalla bandierina. Fofana di testa ancora Audero. Si oppone alla sua sinistra. Insiste l'Ancona con Samardžić. Palla per Baldanzi. Poi Samardžić, Miretti, Baldanzi, palla per Spagnoli che si gira, carica al destro, deviato, calcio d'angolo per l'Ancona, il terzo della partita. Deramo dalla bandierina, è buono per Spagnoli, viene chiuso però Alberto Spagnoli. Vediamo se Baldanzi, no, non riesce a recuperare palla Tommaso Baldanzi e Gazzi. Ora la Samp prova a venire via da una situazione difficile. Qualche minuto che l'Ancona ha provato a pungere lì davanti. Segovia prova il lancio lungo. Nathan Wood allontana più che può questa sfera. La Samp torna in possesso di palla con Viera. Poi Segovia tocca per Candreva. De Luca c'è Levi sul settore sinistro del campo. Palla servita. Fernandes in chiusura. Poi Samardžić va a sbagliare il passaggio per Baldanzi. Stiamo un po' sbagliando troppo. Questi ultimi minuti e la Samp con De Luca, conclusione parata da Campos, primo corner per la Samp al 34esimo minuto nel corso del primo tempo. Dalbert di testa allontana la sfera, però occhio perché c'è ancora la Samp, poi Dalbert in un primo momento, ancora Samp, mamma mia cosa abbiamo rischiato, il palo di Berezinski per Fofana. Spagnoli, Fofana che è veloce se ne va sul settore sinistro, avanza Fofana, protegge palla, Baldanzi per l'1-0 dell'Ancona al 46esimo, all'unico minuto di recupero di questo primo tempo, la sblocca l'Ancona con Tommaso Baldanzi che non si ferma più a segnare. Guardate qua Fofana, protegge palla, avanza e Baldanzi tutto libero di calciare, porta vuota, batte Audero, Tommaso Baldanzi, il parziale che cambia al Marassi di Genova con l'Ancona in vantaggio per 1-0 e la Samp torna in possesso di palla con Candreva. Mamma mia, De Luca, numero traversa e gol. No, non ci credo. Levi si è divorato, ma questo è proprio più che divorato. Non so cosa abbia fatto. A porta vuota ha deciso di andare in sforbiciata. Avvicina al pareggio. De Luca ci prova. Campos respinge così in calcio d'angolo. Andiamo a cambiare modulo 4-4-2 perché andremo a fare anche dei cambi tra poco. Campos con le mani. Nathan Wood chiude, ma è ancora la Sampdoria con Candreva, palla dietro. Mamma mia, è un assedio. De Luca sul fondo. Si è mangiato il 1-1. De Luca, tu per tu con Campos. Andiamo a cambiare perché stiamo soffrendo un po' troppo. Dentro piccoli. Lombardi per Samardžić, Fofana per Di Massimo e Martino per Dalbert. Proviamo questi cambi. Volpato questa volta lo lasciamo in panca. Al 67esimo arrivano una serie di cambi da parte
dell'Ancona di Colavito, Fernandes. Palla per Miretti, poi Deramo. Avanza Zanotti. Centralmente Spagnoli che prova a servire il suo compagno di reparto, Piccoli, non ci è riuscito. E la Samp riparte ora con Solomon. Chiude però Fernandes. Palla per Deramo. Partito Spagnoli. Vai Alberto, Spagnoli carica il destro, debole, anche stanco Spagnoli. Seconda vittoria consecutiva per i ragazzi di Gianluca Colavito in questo episodio. L'Ancona batte la Sampdoria al Marassi per 1-0. Ora dobbiamo pensare alla prossima partita, così il mister in conferenza stampa. Siete riusciti a segnare il gol decisivo. Siamo stati più forti. Col tempo si vedrà Michael, è un top player. Michael Deramo per l'Ancona, naturalmente è top player, c'è poco da dire. In campo, ragazzi, contro l'Udinese al Del Conero, l'ultima partita dell'episodio, a sorpresa, e ripeto a sorpresa, ho messo in campo un certo Berardi, preso dal vivaio, calciatore italiano di 17 anni per Berardi. Allarga in direzione del Riso. Prova la conclusione Murato da Zanotti, poi la conclusione al volo di Moreno, pallone che termina fuori alla destra di Campos. Campos, ragazzi, che sta prendendo campo, scusatemi il gioco di parole, nel senso che comunque lo sto facendo giocare spesso nelle ultime partite al posto di Samir Handanovic, giusto per far sì che il ragazzo prenda confidenza con il campo, prenda confidenza con i nuovi compagni di squadra. Spagnoli, palla per Baldanzi che prova a salire tra le linee, viene chiuso però. La squadra di Colavito che viene da due vittorie consecutive in questo episodio. E intanto arriva il gol dell'Udinese all'ottavo, sì, all'ottavo minuto. Con il numero 8, se non sbaglio Riz, ha segnato lui alla mezz'ora, gran conclusione con il destro, trafigge il nostro campo, si incolpevole. La difesa dell'Udinese qua vincono anche il rimpallo e arriva il raddoppio con Maxi, gran botta sotto l'incrocio dei pali. Ancona è irriconoscibile, bisogna dirlo. Stiamo facendo fatica in questi primi 45 minuti di gara, sbagliamo di tutto e di più. Albert, l'Udinese si chiude bene, Spagnoli la controlla, tocca per Berardi, destro di Berardi, da dimenticare quest'ultimo. Samardžić, Spagnoli per Berardi che avanza veloce, veloce Berardi, palla dietro, Spagnoli destro per il 2-1 dell'Ancona, accorcia le distanze la squadra di Gianluca Colavito al 69esimo con Alberto Spagnoli, la riapre, bel passaggio di Berardi, triangolazione che si è chiusa tra i due, guardate qua, palla a rimorchio per Spagnoli che di destro sotto le gambe del portiere friuliano fa 2-1. E torniamo in partita clamorosamente a 20 minuti dal 90esimo, ragazzi. Torniamo in partita dopo che l'Udinese ha dominato fin qua questa gara. Pallone rischiosissimo in vie orizzontali, però occhio che rischio. Moreno, l'Udinese va vicino al 3-1. Rimessa dal fondo battuta. Nathan Wood, palla per Zanotti, poi Lombardi. Di prima intenzione per Spagnoli, stiamo sbagliando troppo in questo finale di gara. E l'Udinese prova con Honorth, palla dentro, allontana Fernandes, proviamo adesso a distenderci con Volpato, forse c'è il contropiede d'Ancona, Volpato, tocca a destra per Lombardi, 91esimo che scatta in questo istante, palla per Volpato che si gira, la protegge Volpato, accelera Volpato, palla centrale per Piccoli, carica al destro Murato, Roberto Piccoli, l'Ancona che poteva andarsi a recuperare questa palla importante, poteva andare al gol con Roberto Piccoli, non ci siamo riusciti, finisce qua al Del Conero. Udinese batte Ancona per 2-1. La squadra prima di tutto, qua Di Massimo vorrebbe giocare. Questo risultato potrebbe incidere sul morale della squadra, il nostro morale è alto, non dobbiamo assolutamente arrenderci comunque o far sì che questa gara possa interrompere quello che di buono abbiamo fatto finora.
Possia Udinese ha meritato, c'è poco da aggiungere, ragazzi, è la verità. Grazie ancora Finisce qua per la conferenza post-gara di Gianluca Colavito. La classifica finale dopo la quindicesima giornata, se non erro, sì, esatto, dopo la quindicesima giornata di campionato. Qualcuno ha già giocato, ha fatto l'anticipo, ma andiamo comunque per ordine. Inter prima con 43 punti, Milan 41, Roma 40, Juventus 30, Napoli e Atalanta 27, Verona 26, Lazio 24, Udinese 22, Bologna 21, Sassuolo e Ancona pari punti con 20 punti, Torino Fiorentina 18, Pisa 16, Cagliari e Genoa 11, Sampdoria Salernitana 10, fanalino di coda, ancora Lecce con soli 4 punti. Ragazzi, siamo a più 10 dalla zona retrocessione. Dalla Sampdoria alla Salernitana 10 punti e non è affatto male. Fin qui buon cammino per questa Ancona, non siamo ancora al giro di boa, però 6 vittorie, 2 pareggi, 7 sconfitte, niente, non è affatto male per una neopromossa come la squadra biancorossa. Grazie di aver seguito come questo nuovo episodio con i colori biancorossi. Gabino 90 vi dà appuntamento al prossimo episodio. Ciao a tutti!